Buongiorno, sta per iniziare Italia-Turchia. È la seconda amichevole della nostra nazionale in 3 giorni. Ma mentre Italia-Bulgaria a Torino di mercoledì scorso rappresentava una passerella per i nostri giocatori che avevano così ben disputato il Mundial in Argentina, e a questo proposito bene ha fatto Bearzot a mantenere la formazione titolare fino all'ultimo, all'eccezione dell'infortunato Rossi naturalmente. Oggi le sostituzioni sono notevoli, ma sono dettate, diciamolo subito, dalla necessità di non affaticare eccessivamente i giocatori dello schieramento tipo attuale della nostra nazionale, impegnati tutti nelle varie coppe europee dei campioni delle coppe e UEFA in programma mercoledì prossimo. In altre parole, non è che questa formazione nuova di Bearzot schierata a Firenze abbia un qualche significato sperimentale. Il discorso delle variazioni da apportare eventualmente alla formazione di Argentina verranno iniziate nell'ottobre e nel novembre prossimo in occasione degli incontri con la Cecoslovacchia e con la Spagna. Quindi oggi non è una passerella, perché non è la formazione titolare, ma non è nemmeno una squadra sperimentale. Ci sarebbe a questo punto da discutere sul significato di questa partita, una discussione però che cessa quando possiamo dire che significati questa partita non ne ha. Non è un esperimento, non è un omaggio come quello di Torino per i giocatori che hanno disputato il Mondiale. Speriamo che almeno questa amichevole offra uno spettacolo, un discreto spettacolo. Sono accorsi a vedere questo spettacolo in 20.000 a Firenze in una giornata con poco sole, un pallido sole ma molto calda, oppressa da un'afa di scirocco. La Turchia, la nostra avversaria di oggi, tecnicamente non dovrebbe dirci granché. È la quinta volta che si incontrano le nazionali d'Italia e di Turchia. I 4 incontri precedenti sono state 3 vittorie italiane e un pareggio. 2 vittorie a Istanbul, 1 vittoria a Bologna e un pareggio a Roma. Tuttavia una primizia Italia-Turchia la presenta. Si tratta del primo incontro amichevole fra le due rappresentative calcistiche. Tutti gli altri, i 4 che precedono questa partita fiorentina, erano valevoli 2 per la Coppa del Mondo e 2 per la Coppa d'Europa per Nazioni. In queste 4 partite l'Italia ha segnato 8 gol, la Turchia non ha mai fatto centro nella nostra porta. La formazione delle squadre. Bearzot, concedendo rotazione al maggior numero possibile di elementi, schiera Conti, Cucureddu, Gentile, Patrizio Sala, Manfredonia, Scirea, Causio, Benetti, Graziani, Antognoni e Pulici. In panchina ci sono Zoff, Cabrini, Bellugi, Tardelli, Pecci, Novellino, Pruzzo, Bordon. La formazione turca è Senol in porta, Turgay e Fatih, terzini d'ala, Nekat, Erdogan, difensori centrali, Savas, mediano d'appoggio, e la linea d'attacco da destra a sinistra è Sevki, Serdar, Sedat, Kemal, Cemil. La direzione della gara è affidata a una terna arbitrale portoghese. Il direttore di gara si chiama Garrido da Silva.
Ecco l'inno turco, mentre le immagini inquadrano i nostri avversari odierni. Causio, Pulici, Cucureddu, ecco i nostri giocatori. Gentile, Antonioni, festeggiatissimo il giocatore di casa, Patrizio Sala, Scirea, Manfredonia, Graziani, Paolo Conti, Benetti oggi capitano. Ed ecco l'arbitro Da Silva con i suoi connazionali portoghesi che lo coadiuveranno. Gran tifo sulle tribune dello stadio Fiorentino per Antonioni. Riguardo alla formazione, va sottolineata la dichiarazione precisa fatta da Bearzot ieri sera, ripetuta stamane al centro tecnico di Coverciano, secondo la quale le sostituzioni sono dettate da motivi contingenti. Cioè questa formazione non ha niente a che vedere in proiezione con la squadra che Bearzot allestirà lungo questi due anni che ci separano dalle finali del campionato d'Europa per nazioni giugno 80 organizzato dall'Italia e per la quale la rappresentativa azzurra ha ottenuto il posto di diritto di qualificata perché appartenente al paese organizzatore. Due anni in cui disputeremo soltanto delle partite amichevoli che varranno a mettere a punto la formazione basata su quella del Mundial d'Argentina con qualche necessario ritocco portato più da motivi anagrafici che da necessità tecniche. In particolare per quanto riguarda il portiere, Bearzot ha dichiarato che la presenza di Paolo Conti in porta vuol dire che nella graduatoria dietro Zoff il primo portiere è appunto lui, mentre Bordon in panchina è il secondo, ma il posto di titolare, a meno di sorprese, deve essere considerato ancora quello di Dino Zoff, così come uno dei giocatori direi meno giovani piuttosto che più anziani, cioè Benetti, è oggi capitano della formazione. Tutti gli altri, da Causio a Bettega, che non è presente per uno stiramento muscolare, da Cucureddu a Scirea a Antonioni, pur essendo non giovanissimi, devono considerarsi adatti a giungere alla squadra di Roma del 1980. Iniziata la partita, Causio, Cucureddu, Scirea, il lungo lancio con il colpo di testa di Gentile che ha fatto giungere la palla a Pulici, ha liberato Turgai in fallo laterale. Dopo la rimessa in gioco di Scirea è stato fermato Benetti, ha proseguito l'azione ancora Gentile, Graziani, rimpallo che favorisce Gentile che preferisce il fallo laterale a un dubbio controllo di palla. La rimessa in gioco di Gentile, gli ha ritornato la palla Antonioni, attacco di Gentile, cerca l'appoggio sul destro per effettuare il cross sul destro ma porta la palla fuori per la rimessa in gioco di Turgay e tocca la prima palla Senol. Il portiere turco Turgay Erdogan, Turgay ancora Erdogan, ecco l'apertura verso Sevki, c'è un malinteso fra due giocatori turchi, Sedat e Sevki. Benetti, Graziani, perde la palla Antonioni dall'attacco di Cemil, Kemal,
Cemil, malgrado delle strane acrobazie, non riescono a mantenere la palla i turchi. Libera Scirea, Antognoni, Graziani. Chiuso Graziani da due avversari. Contrattacco di Savas. Recupera Scirea, che ancora non aveva ripreso la sua posizione. Con l'appoggio di Paolo Conti, la palla torna ai nostri giocatori. Causio, Manfredonia, Cucureddu, Graziani. Fermato Graziani dalla guardia di Erdogan per la squadra azzurra, una rimessa in gioco effettuata dallo stesso Graziani. Causio, apertura per Graziani, cross di Graziani, colpo di testa di Turgay. Due giocatori azzurri saltano contemporaneamente, sono Patrizio Sala e Cucureddu, commettono anche fallo, mentre Cucureddu appare leggermente contuso. Battuta la punizione dai turchi, mandano avanti Serdar. Cemil, Sevki, il cross, colpo di testa di Manfredonia, Patrizio Sala, Antognoni, fermato Antognoni da una carica di un avversario, si trattava di Fatih. Ecco Gentile, lanciato Pulici, fermato Pulici da Nekat. Sevas e Sevki, spostato a sinistra, mentre al centro è andato adesso Cemil. Questi è il terzino sinistro, Nekati, Sevki, Cemil. È il gioiello del calcio turco questo numero 11, Cemil, che ora è stato fermato in fallo laterale da Causio. Ha vinto 8 scudetti a 31 anni, tutti e 8 gli scudetti con la maglia del Fenerbahçe. Pulici, Causio, ribattuto il lancio di Causio, Sedat in posizione difensiva. Savas, Manfredonia, Cucureddu, Graziani, ha toccato per ultimo Graziani, che tra l'altro era stato un po' sballottato, ma l'arbitro portoghese assegna la rimessa in gioco ai turchi, che l'hanno già effettuata. Siamo al sesto minuto del primo tempo, Italia e Turchia 0-0. Sevki, è uscito d'anticipo bene Gentile, ha ricevuto da Antognoni. Gentile, apertura per Causio, Cucureddu, Graziani, era in fuorigioco. Sul lancio di Cucureddu, al quale Causio aveva lasciato la palla, Serdar, sul recupero di Patrizio Sala, ecco Scirea, Benetti e Cucureddu. Causio, apertura per Scirea, rimpallo con Erdogan, tocca per ultimo Scirea, fallo di fondo. Stanno cercando le distanze i nostri giocatori, tra l'altro c'è qualche posizione, qualche marcatura che ancora potrebbe essere rivista. Per esempio vediamo che Benetti è stato posto a guardia di Cemil,
che gioca molto avanzato e quindi trattiene in posizione arretratissima Benetti. Eccolo, vedete, con Cemil che a sua volta stava controllandolo. Cucureddu, lunghissimo il lancio verso Gentile. Era fuori posizione ma è riuscito a rimediare il terzino Turgay. Poi riprende la palla Pulici. Ha tentato un colpo di tacco a beneficio di Gentile. La manovra non è riuscita, è stata riconsegnata la palla ai turchi. Fermata da Patrizio Sala, col lancio a Cucureddu da parte di Causio. Si intromette Nekat. All'ala sinistra va Nekat e cerca di fargli giungere la palla il mediano Savas. Va fuori, la rimessa in gioco di Cucureddu a Scirea. Patrizio Sala, Scirea. Causio. Graziani. A Cucureddu, troppo arretrato il lancio, recuperato dai turchi con Savas. Ecco il lancio verso Kemal. L'ha chiamato in avanti il terzino Turgay, ma Pulici ferma l'azione. Graziani. Causio. Non è riuscito il tunnel di Causio ai danni di Fatih, mentre noterete una clamorosa disapprovazione nei confronti di Causio del pubblico fiorentino. Antonioni, Manfredonia, Benetti, Patrizio Sala, Antonioni e Patrizio Sala. È scattato con un attimo di ritardo Sala, che adesso rientra perché temeva di essere in fuorigioco. Invece era in posizione regolare e ha favorito con quella brevissima esitazione l'uscita del portiere Senol. Anticipo di Manfredonia, perfetto. Pulici, lancio a Graziani. Gentile. Con l'esterno del piede, Gentile ha indirizzato male il passaggio a Pulici. C'è un fallo commesso su Kemal. L'autore era stato Sala. Semil, eccolo Kemal. È in lotta con Scirea e mostra un buon repertorio di finte, però non conclude con il cross ma con il passaggio indietro a Cemil. Anche Cemil scatta bene, ma è una carica di Benetti con la spalla regolare che neutralizza la puntata di Cemil. La primo affondo dei turchi, salutato con applausi di simpatia. Causio, Graziani. Sala. Lancio a Pulici, si è ripetuto con Pulici l'episodio precedente, scatto leggermente ritardato nel timore di trovarsi in fuorigioco. Velocissima puntata di Fatih. Savas. Savas. Apertura sul terzino Nekat, anche lui si disimpegna bene. E la palla accarezza la parte superiore della nostra traversa. Il tiro è di Nekat, cui la nostra regista Anna Maria Dondi ha dedicato il primo piano e adesso il replay. Nekat
tiro cross, la palla rimbalza sulla parte superiore della traversa e va sul fondo, quindi il primo brivido della partita ce l'hanno offerto i giocatori turchi. Al 13° minuto del primo tempo, sullo 0-0, una palla del terzino Nekat ha colpito la traversa. Proviamo in avanti con Graziani. L'apertura è su Causio, troppo laterale, l'apertura va fuori il pallone, la rimessa in gioco di Fatih. Erdogan. Savas. Kemal, un altro scatto bruciante da fermo quasi, è Benetti che va a chiudere la strada, Cucureddu, Antognoni, Benetti, Causio, Sala, Graziani, bello il lancio su Gentile che controlla bene, scatta anche lui, mette al centro un pallone un po' troppo lungo, mancano tutti i difensori, colpo di tacco di Graziani verso Causio e sebbene favoriti dalla doppia indecisione dei difensori turchi, gli attaccanti azzurri non sono riusciti a sfruttare l'occasione. È passato il primo quarto d'ora, un ritmo più da partita d'allenamento che amichevole. Antognoni, Graziani, Antognoni, lancio verso Causio. Con questo ritmo così blando hanno naturalmente occasione di fare bella figura i giocatori turchi che possiedono tra l'altro un buon bagaglio di tecnica individuale quando questa non viene esasperata dal ritmo. Un ritmo che gli azzurri fino a questo momento non sono stati in grado di esprimere. Antognoni. Benetti, Gentile, Graziani, Gentile, sul cross c'è la deviazione del terzino Turgay che marca a zona ed è il primo calcio d'angolo della partita, arriva dopo 16 minuti e per gli azzurri il punteggio è 0-0 dalla bandierina Gentile. Ha liberato al volo Turgay, rimessa in gioco ancora di Gentile, Antognoni. Cross a spiovere di Antognoni, respinta a pugno, colpo di testa di Patrizio Sala e il portiere Senol riesce recuperando la posizione a mandare in calcio d'angolo. Ecco il cross di Antognoni, lo rivediamo in replay, la respinta del portiere, il colpo di testa di Patrizio Sala e il recupero con un bel tempo da parte del portiere che riesce a liberare. Palla gol per gli azzurri. Patrizio Sala, un intelligente colpo di testa. Causio, Scirea, anticipato Benetti, riparte Savas, Sedat, Antognoni. Giudicata regolare la posizione di Causio, quindi la palla è buona, Causio. Con calma è riuscito a liberare Erdogan. Ecco il famoso Cemil.
sul quale gioca adesso Patrizio Sala, non più Benetti. Serdar, Manfredonia lo ferma, non è riuscito nei suoi danni lo scatto del giocatore turco. Manfredonia, Scirea, Paolo Conti, che per ora non ha dovuto effettuare nessun intervento, anche se un tiro a spiovere del terzino turco ha colpito la faccia superiore della traversa, sul cui tiro però Conti ha dato l'impressione di essere ben piazzato. Antonioni, Sala, Pulici, tiro di Pulici e parata di Senol al 18° minuto. Gentile e Antonioni. Lancio verso Graziani, respinto da Erdogan di testa. Servito involontariamente da Sevki, Pulici, che ha effettuato il tiro poco fa, viene in avanti Graziani, Sala, Causio. Sala, Cucureddu, alto il pallone per Causio, sulla rimessa in gioco dei turchi deviazione di Cemil a nostro vantaggio, Benitti dopo che ha toccato Sala, Antonioni, Gentile, Benetti, Gentile, e sul cross rasoterra di Gentile Erdogan spazza in faro laterale. Antonioni ritorna Gentile, Manfredonia, il cross si spegne fra i piedi di Erdogan che poi rinvia verso Kemal, ma Cucureddu ha già chiuso, Scirea ha rimesso in avanti a Manfredonia, Gentile in scivolata, Sevki in fallo laterale. Cucureddu, Causio, Antonioni, rimpallo favorevole, Antonioni, cross, Pulici, tira Pulici, prontissimo, appena può controllare il pallone che passa vicino all'incrocio dei pali. Rivediamo il tiro di Pulici, il cross di Antonioni è alto per tutti, Pulici lo controlla e poi tira vicino all'incrocio dei pali. Il tiro di Pulici, 21° del primo tempo, sullo 0-0. Antonio scandisce il pubblico, che non è un nome di battesimo, altrimenti dovremmo pensare che le acclamazioni si rivolgano a Cabrini, che è l'unico Antonio della comitiva, ma è il nomignolo con cui i toscani chiamano il loro Antonioni, che per ora sta giocando bene. Ecco il lancio a Pulici, lancio di Causio a Pulici, perfetto il lancio, buono lo scatto sull'uscita del portiere, Pulici mette fuori. Stanno prendendo consistenza le offensive della squadra azzurra. D'altra parte una formazione così nuova, specialmente nella parte del centrocampo, aveva bisogno di qualche minuto di assestamento. Tra l'altro vediamo sempre Benetti che controlla Cemil, che è una punta, e quindi Benetti lo vediamo assente dalla manovra di centrocampo.
è uscito Conti su Sevki, appare leggermente colpito a un braccio Conti, ma è riuscito a togliere la palla a Sevki. Ora un appoggio di Causio a Pulici, è risultato corto, non controlla la palla Sedat, fallo laterale, rimessa in gioco di Manfredonia per Conti, non ci sono allarmi, si tocca il braccio ma rimane regolarmente in porta. Adesso il massaggiatore della casa è vicino a lui, è sull'omero destro che è stato colpito Conti, ma niente di grave, rimane al suo posto. Mentre Benetti e Graziani attaccano, tiro di Graziani, deviazione del centromediano Erdogan e il portiere arriva di corsa ad evitare il corner. È Sedat che viene in avanti, Scirea lo controlla con molta calma e offre la possibilità a Conti, che tocca la prima palla dopo lo scontro di poco fa con Sevki, di uscire. Non era difficile l'uscita, ma è servita a farci controllare che il nostro portiere non ha subito danni. Il lancio di Benetti ad Antonio, a Manfredonia, si lascia rimbalzare la palla a Manfredonia, poi non riesce a controllarla perché alle sue spalle è sbucato improvvisamente Savas. Turgay che ha saltato Pulici, Turgay, il cross, deviazione di Scirea, colpo di testa prima di Sedat e poi di Manfredonia, poi è Gentile che porta la palla a terra, apre su Causio e viene lanciato Antonioni da Causio, scontro con Erdogan, va a terra Antonioni, calcio di punizione in favore della squadra italiana. Ecco, abbiamo rivisto lo scontro fra Erdogan e Antonioni, ora vedremo il relativo calcio di punizione che sta per battere Causio. Eccolo, respinto il pallone, riprende Antonioni, lo rimette ancora in area, nuova respinta e allontana Cemil, il quale sarà un grande attaccante, ha vinto 8 scudetti, è in testa alla classifica dei cannonieri, ma non è un gran difensore a giudicare dal pallone che ora ha rinviato. Benetti viene raso terra, il cross di Benetti contrastato anche da Serdar, quindi è riuscito a liberare Fatih. Patrizio Sala toglie la palla a Serdar, Pulici, Causio, Gentile, Graziani, Graziani spreca la prima occasione Graziani, ma non la seconda, non ha osato tirare in mischia, lo ha fatto in un secondo tempo quando si è portata la palla di testa in un posto libero e ha segnato per l'Italia. Rivediamo l'azione, Causio, il colpo di testa di Gentile, ecco Graziani non tira la prima volta ma poi si procura lo spazio con un colpo di testa in una zona vuota e poi il tiro che va a raggiungere l'angolino sulla destra del portiere. 25esimo del primo tempo, ha segnato Graziani. E di Kemal la prima controffensiva turca, Fatih sul cross libera Scirea, un colpo di testa di Pulici, mette in azione Antonioni, ancora Pulici, un altro colpo di testa a beneficio di Patrizio Sala, in mischia recuperano la palla i turchi ma poi obbligano il terzino Sturgay a una rincorsa a ritroso. Sevki, c'è un fallo su di lui ad opera di Manfredonia, calcio di punizione per i turchi. Mentre appare contuso Sedat, di Sedat la punizione, la controlla male Savas, mette fuori area Pulici, Causio, Benetti,
Cucureddu, Benetti, c'è Mil che è il guardiano di Benetti, gli toglie la palla, poi con l'aiuto di Nekat i turchi iniziano una controffensiva, ancora Nekat, c'è Mil. Nekat, un colpo di tacca di Patrizio Sala, un lancio ancora in avanti, era in fuorigioco Patrizio Sala. Punizione battuta da Nekat. Savas. Sevki non passa la guardia assidua di Manfredonia che mette fuori per questa rimessa in gioco di Kemal. Ancora anticipo di Manfredonia, nettissimo, riceve poi da Benetti. Causio. Benetti. Cucureddu. Il lancio è per Gentile, anticipato da questo colpo di testa di Turgay. Serdar. Sedat. Ed è Graziani in questa occasione a marcarlo e a commettere anche fallo nello scontro fra i due numeri 9. Ha commesso fallo Graziani, è rimasto a terra Sedat. Il gioco è interrotto, ci sarà un calcio di punizione in favore della Turchia, ma per ora c'è la necessità dell'intervento del massaggiatore, al quale l'arbitro ha fatto cenno di poter entrare, ma si vede che il massaggiatore è più convinto ancora del giocatore che non è necessaria la sua opera, non si muove. Sedat si rialza, il gioco riprende, il calcio di punizione è in favore della Turchia, lo batte Sevki 1-0, è la mezz'ora del primo tempo. Colpo di testa di Scirea, Causio e Pulici, scatto di Pulici, il lancio è su Graziani, il quale tira molto intelligentemente di sinistro, salta la posizione del portiere, ma il pallone passa un metro sulla destra del palo e va fuori. Sevki e Manfredonia, commesso un fallo da Sevki ai danni di Manfredonia, poi Sevki ha tirato, c'è un calcio di punizione in favore della squadra italiana, battuto da Scirea a Cucureddu. Gentile fermato da un fallo di Sedat, fallo piuttosto dubbio, punizione a nostro favore, Scirea, c'è un fallo di mano commesso da Serdar su un tentativo di lancio che voleva raggiungere Graziani, battuto il calcio di punizione, palle a Graziani e a Benetti, Cucureddu, Antonioni. Il passaggio era verso Cucureddu, esce il portiere, ma più svelto di lui è stato Nekat a mandare in faro laterale. Cucureddu accorre per la rimessa in gioco. Antonioni è fuori, il controllo di Antonioni. Quindi c'è una rimessa dal fondo. Al 32esimo del primo tempo con l'Italia in vantaggio per 1-0 con il gol di Graziani che abbiamo visto segnare al 25esimo. La lunga azione di Savas,
porta la palla in fallo laterale. Sulla rimessa in gioco di Cucureddu, la palla in possesso di Scirea. Antognoni, ancora a Scirea. Causio. Cucureddu a Benetti, molto forte, fermato Benetti. Sevki e Turgay. Fatih. L'intervento difensivo è stato di Cucureddu, poi il passaggio di Antognoni a Graziani e fuori gioco di Pulici. Molto dubbio. Savas con un lancio pretende da Cemil l'impossibile, cioè di raggiungere un pallone altissimo, fuori rimessa in gioco di Benetti, Scirea e Conti. Respinta di Fatih ma sui piedi di Antognoni che apre subito per la corrente Gentile. Che si allunga troppo il pallone, favorisce la respinta di Turgay. Fatih. Cerca il triangolo con Cemil sul passaggio di ritorno, difesa da Benetti, la palla va sul fondo. Dieci minuti alla fine del primo tempo, una fiammata di ritmo nella fase centrale, adesso la partita si è di nuovo acquietata a piano di incontro di allenamento. Bella diagonale che con pallone da Cucureddu a Patrizio Sala, Gentile. Torna al centro per Patrizio Sala, Cucureddu, Pulici, fa partire un gran tiro, Pulici fermato da Erdogan, fermato per caso perché la palla gli ha colpito addosso, però poi un pallone controllato molto bene sul possibile ritorno di Graziani. Sulla respinta dei turchi ecco l'attacco di Cemil. Nekat. Kemal. I nostri difensori non consentono al caparbio Kemal di tirare. Prima Manfredonia, poi Gentile gli hanno contrastato il possesso della palla, poi è uscito Conti che ha bloccato. Graziani, Gentile. Perso il pallone da Gentile, Patrizio Sala, Benetti, Antognoni, Cucureddu, Causio, Cucureddu. Il cross è a rientrare, ha trovato impreparati i nostri. I turchi con Sevki vengono avanti, adesso con Turgay. Con Serdar che fa partire un tiro che passa nettamente sulla sinistra della nostra porta. Manfredonia, ora Antognoni. Causio. Antognoni, Graziani,
vince un bel take, il colpo di tacco a beneficio di Causio, riesce per la corsa a ritroso di Causio. Poi però sull'attacco di Kemal deve intervenire Manfredoni, il rimpallo va in area di rigore, ha toccato Conti, ora Scirea. Causio. Cucureddu, è entrato Cemil a gamba tesa, perdonato dall'arbitro. Azioni confuse, senza storia, poi è Benetti che cerca di dipanare un pochino il gioco e lancia Graziani sulla sinistra, scatto di Graziani, ma c'è anche lo scatto di Erdogan che va a chiudere sul nostro centravanti e mette fuori. 7 minuti alla fine del primo tempo. Antonioni, Graziani compie un capolavoro, Graziani, nel liberarsi in mezzo a due avversari e poi quasi a botta sicura spara alto. Peccato. Rivediamolo, questo che poteva essere per noi il 2-0, l'azione di Antonioni, verdata Graziani, si libera di due uomini, poi sull'uscita del portiere tira alto. Peccato. Sul lancio di Erdogan, la palla è a Serdar adesso. Chiamato in avanti Savas. Con tiro che Conti blocca con estrema sicurezza. Tiro scagliato da molto lontano ma teso e diretto all'angolo sulla destra della nostra porta. Parata di Conti sul tiro di Serdar. Gentile con il tackle ha guadagnato un fallo laterale. Graziani, liberano i turchi con il passaggio indietro. 5 minuti alla fine del primo tempo. Graziani è andato a recuperare un bel pallone sul passaggio corto di due avversari, lo mantiene, lunghissimo il cross dalla parte opposta per Causio, stop di Causio. Cemil riprende la palla, Causio effettua adesso il cross e parata del portiere sul cross di Causio. In queste partite amichevoli si può a un certo punto cercare il bello per il bello fine a se stesso. È Patrizio Sala ad impostare, Pulici, Graziani fuori gioco. Passiamo alla metà campo con questo lancio di Benetti, ma riprende la palla Serdar che appare il più tenace a centrocampo. Cemil, chiama in aiuto il terzino Nekat,
era entrato in area Kemal, Manfredoni ha liberato, un colpo di testa di Graziani, Causio. Si libera della palla Causio dopo aver ricevuto un fallo da un avversario, Graziani, ancora Causio. Sfiora la palla Sevki, il fallo laterale è quindi azzurro, 2 minuti alla fine del primo tempo. Benetti al volo verso Antognoni, troppo lungo. Turgai e il portiere Senol. È di Scirea il colpo di testa. La rimessa in gioco di Turgai. Serdar. Di testa Manfredonia su Sevki e ancora la rimessa in gioco di Turgai. Anticipo di Manfredonia che poi Caparbio difende la palla ma la perde per un fallo, un'entrata a gamba tesa di Turgai che non è d'accordo con le decisioni dell'arbitro. Calcio di punizione in nostro favore, battuto da Gentile. Scirea, Sala, Gentile. Manfredonia, Scirea, Sala, Scirea, Antognoni, Pulici, fermato da un bel intervento di Erdogan. Erdogan, Savas, Kemal, da Cemil indietro a Serdar, Sevkis, fallo di Benetti che ha ostacolato irregolarmente l'avversario. Cade in questo momento il primo tempo. Colpo di testa di Manfredonia, di Pulici, ribattuto il lancio di Pulici in avanti, la palla rimane ai turchi che però vanno a servire indietro Erdogan. Ed ecco che l'arbitro portoghese rimanda tutti negli spogliatoi. Il punteggio quindi a metà gara è di 1-0 in favore della squadra italiana. A differenza dei bulgari che 3 giorni fa a Torino tentavano, quando era possibile, di forzare un po' il ritmo, specialmente quando passarono sullo 0-1, i turchi hanno preferito questa partita dall'andamento blando da incontro di allenamento. D'altra parte, si rendono conto della differenza di postazione tecnica individuale e collettiva i turchi e quindi tentano di limitare eventualmente i danni. Verso metà partita gli azzurri hanno forzato un po' il ritmo, hanno segnato il loro gol con Graziani, hanno sfiorato il raddoppio con Pulici e con lo stesso Graziani, che ha mancato la più favorevole occasione finora verificata sia i due attacchi della partita. In complesso hanno dominato per tutto il primo tempo, anche se naturalmente la partita, l'avversario, la giornata, il pensiero delle prossime coppe internazionali che fra 4 giorni vedranno impegnato il 90% dei giocatori oggi in maglia azzurra ha consigliato una tattica di risparmio. Tuttavia gli spettatori che sono convenuti al comunale fiorentino hanno gustato un certo spettacolo. Certo, manca l'agonismo, manca la voglia di costruire, la voglia di fare gioco con continuità, ma non manca però la voglia di segnare. I nostri azzurri hanno indubbiamente disputato come buona volontà perlomeno i 3 quarti del primo tempo.
I turchi, ripeto, si sono resi pericolosi con quella faccia superiore della traversa, sulla quale però è bene ricordare che il portiere Conti era ben piazzato, e se la palla fosse stata qualche centimetro più bassa e quindi avesse interessato lo specchio della nostra porta, Conti era in condizioni di neutralizzarla. Adesso ci saranno delle sostituzioni, vediamo sul terreno di gioco Pecci, Bellugi, Tardelli e Pruzzo. Non so se stanno sgranchendosi le gambe per la lunga posizione di Stasi della panchina durante il primo tempo, o se da Bearzot hanno ottenuto il permesso o l'ordine di scaldarsi per entrare nel secondo tempo. Vedremo quello che succederà. Anche Novellino, con un numero 17 sulla maglia, scende adesso sul terreno di gioco e effettua un preriscaldamento. Vedremo nel secondo tempo se sarà variata ancora la formazione. La formazione, ripetiamo ancora una volta, dettata da motivi contingenti, dalla necessità di una rotazione per non affaticare i titolari che sono impegnati nelle coppe europee, da infortuni o altro, quindi variazioni dovute alla situazione attuale, ma che non hanno niente a che vedere con eventuali esperimenti che in prospettiva dovranno portarci alla squadra di Roma del 1980 e che inizieranno, su dichiarazione ufficiale di Bearzot e dei nostri responsabili tecnici, con la prossima partita in Cecoslovacchia e poi con quella della Spagna in Italia. Ora cediamo la linea a Roma, la riprenderemo qui fra un 5 minuti circa per seguire insieme con voi il secondo tempo di questo Italia-Turchia. Per ora il risultato, ripetiamo, alla fine del primo tempo è di 1-0, fissato con un gol di Graziani segnato dopo 25 minuti. A risentirci fra poco. Intanto vediamo che fanno parte della squadra italiana Novellino, che gioca al posto di Causio. Pruzzo, che gioca al posto di Graziani. Bellugi, che gioca al posto di Scirea. Manfredonia è passato stopper e Pecci gioca al posto di Benetti. Il capitano è Antognoni. La formazione azzurra, quindi, in questo secondo tempo che è appena iniziata, è la seguente: Conti, Cucureddu, Gentile, Patrizio Sala, Manfredonia, Bellugi, Novellino, Pecci, Pruzzo, Antognoni, Pulici. Capitano è Antognoni. Eccolo Antognoni. E c'è anche Tardelli. C'è anche Tardelli. Novellino. Tardelli. Lungo di un soffio il passaggio e palla sul fondo, controllata da Fatì. Non c'è Patrizio Sala, quindi Tardelli gioca terzino al posto di Cucureddu, che è avanzato a mediano. Fuori gioco di Pulici. Ripeto quindi la formazione azzurra nel secondo tempo: Conti, Tardelli, Gentile, Cucureddu, Manfredonia, Bellugi, Novellino, Pecci, Pruzzo, Antognoni, Pulici. Un attacco turco da parte di Sevki, il recupero è di Manfredonia, però tocca per ultimo il giocatore turco e quindi niente calcio d'angolo.
il conto dei corner è 2-0 fino a questo momento in favore della squadra italiana. Gentile. Antognoni di testa indietro a Pecci. Cucureddu. Tardelli. Pruzzo. Pruzzo. Tiro di Pruzzo ribattuto dal difensore Erdogan e poi l'uscita del portiere impedisce a Pruzzo di proseguire l'azione e di sfruttare il rimpallo. Pecci è stato fermato da un contrasto con Erdogan. Naturalmente con tutte queste formazioni, con tutti questi cambiamenti, adesso la formazione azzurra ha bisogno di un altro periodo di assestamento per aggiustare le distanze. Erdogan, questo è il terzino Necat. Bella in progressione la fuga di Cemil. Turgay, il tiro ribattuto da Bellugi, Antognoni, Pulici. Il fallo di mano di Pulici, giudicato involontario, Novellino. Il passaggio al centro è ribattuto dal Erdogan, ma riprende Tardelli che prosegue l'azione. In scivolata Necat gli mette la palla fuori. Novellino. È di Tardelli il cross, molto arretrato, sfruttato da Gentile. Recupera il pallone Antognoni, lo riperde per un rimbalzo Serdar e Necat. Sevki. Sedat e Fati. Fatih, Gentile, Pecci, Antognoni, il lancio è verso Pruzzo, Erdogan, un vero pilastro difensivo, questo numero 5 turco, ferma anche Pruzzo mettendo fuori, la rimessa in gioco è di Pulici, sono stati giocati 5 minuti del secondo tempo, il punteggio è 1-0 in nostro favore, il gol di Graziani segnato nel primo tempo. Rinvio sul tentativo fra Novellino e Antognoni. Ora Gentile, Pecci. Bel triangolo dei turchi con Serdar e Sadat. Ora ecco ancora Cemil. Questi è Serdar e Cemil che riceve ancora. C'è Bellugi su di lui. Un colpo di testa di Pecci impedisce alla palla di raggiungere Sedat. Bellugi, Antognoni. Il lancio è su Gentile, un po' troppo lungo. Per la rimessa in gioco Turgay. Kemal è il capitano della squadra turca. Sedat lanciato sulla destra. Fallo commesso su Manfredonia. Punizione già battuta. Gentile, Pecci. Un colpo di testa di Novellino a seguire, ma Pruzzo e Pulici sono molto distanti. Ancora non c'è un minimo d'intesa fra le nostre punte. Savas. Serdar.
non riesce a raggiungere la palla. La rimessa in gioco è di Gentile Pecci. C'è un po' più di buona volontà, sembra, in questo secondo tempo, ma meno gioco. Cucureddu, Tardelli. Pruzzo a Cucureddu, Tardelli, Pecci, Tardelli, Pecci, Antognoni, Pecci, va a terra Pecci dopo un contrasto con Turgay, il che consente a Sedat di portare in avanti il pallone. Ora lo prosegue Kemal, Sevki, Kemal, al volo Savas, pallone colpito dal basso in alto e palla in tribuna. Tiro di Savas, è il mediano di spinta della squadra turca, è stato scoccato dopo 8 minuti del secondo tempo. Il punteggio è 1-0. Vi ripeto ancora la formazione della squadra azzurra nel secondo tempo: è Conti, Tardelli, Gentile, Cucureddu, Manfredonia, Bellugi, Novellino, Pecci, Pruzzo, Antognoni, Pulici. Ripetiamo che adesso è collegata anche Firenze con l'autorizzazione della Federazione Italiana Gioco Calcio, alla quale ci eravamo rivolti nell'intervallo, è stata consentita l'inclusione della zona di Firenze. Cucureddu, Pruzzo, Pecci, Antognoni, Pruzzo, Antognoni, Novellino. Antognoni aveva servito Novellino con un intervento prezioso, bello anche quello difensivo di Savas. Ora gli azzurri riprovano con Gentile, Cucureddu, Pruzzo. Fallo su Pruzzo commesso da Fatih, punizione in favore della squadra italiana. È un punto da cui si può tentare il tiro in porta. Antognoni era sul posto, è stato servito Cucureddu a sorpresa da Pecci. Apertura su Tardelli. Tardelli. Sembra la sagra delle occasioni da buttar via. Ora viene in avanti la Turchia con Sevki. Serdar, Bellugi, di forza e d'astuzia toglie un pallone a Sevki, Pecci, Cucureddu, Gentile. Novellino. Un'apertura per Pruzzo, poi Antognoni a Tardelli che malgrado uno scatto non riesce a mantenere la palla in campo. È di Manfredonia questo lancio a Pulici, fermato da un intervento in tackle scivolato di Turgay.
ma sul lancio di Manfredonia Gentile non riesce a mantenere la palla in campo. Applausi per Gentile, si tratta questo del suo primo errore in una partita esemplare. Savas. È stato Pulici a riconquistare la palla a beneficio di Novellino. La caparbia azione turca era stata opera di Savas, il mediano di spinta. Lancio a Novellino che era in fuorigioco. L'arbitro con ampi gesti fa capire che il gioco prosegue per il vantaggio. Infatti il pallone è giunto su passaggio indietro di Necat al portiere Senol. Lanciato in avanti il terzino Turgay, la rovesciata volante di Pulici che toglie la palla all'avversario. Riconquistato il pallone da Cemil. Kemal. Un'apertura verso il centroavanti, si occupano Tardelli e Bellugi di andare a chiudere la strada verso Sedat che era scattato anche abbastanza bene. La rimessa in gioco di Conti a Cucureddu. Antognoni. La palla era diretta a Tardelli, ha rinviato invece il terzino Turgay. Ora sono i turchi che mandano in avanti un terzino, precisamente Necat. Kemal. Serdar. Savas. Cemil. Anticipo molto pulito di Manfredonia. Novellino, Antognoni. Ecco il capitano del nostro secondo tempo che viene in avanti, ma passa a Pulici troppo internamente, respinta dei turchi. Ed è Cucureddu che va a chiudere su Cemil. Poi Novellino, Pruzzo. Difende la palla Pruzzo dall'attacco di Erdogan. La riceve ancora Pruzzo in posizione della destra da Cucureddu. Servizio di Pruzzo in diagonale in area che Novellino e Pulici non sono stati in grado di sfruttare. Antognoni a Tardelli. Tardelli è scattato con un attimo di ritardo. È fallo laterale per i turchi. Un quarto d'ora del secondo tempo, siamo al sedicesimo della ripresa, infatti sempre 1-0 per noi, il gol di Graziani al 25esimo del primo tempo. Nel blando gioco di questa partita fanno bella figura anche i turchi come gioco di assieme. Non hanno niente da perdere, da buoni professionisti cercano proprio in questo gioco veloce un po' di gloria, un po' di applausi. Ora Pecci ha perduto un pallone, alle sue spalle è sbucato improvvisamente Sedat. Kemal. È il miglior periodo prodotto dai turchi questo. Ecco Cemil che è andato a prendere un bel pallone, il suo cross, il colpo di testa di Manfredonia
Antognoni recupera un bel pallone, rischiando un poco e terminando in area di rigore, mentre Pulici serve Tardelli, che apre su Novellino in fuorigioco, ma mi è parso lo sventolio del guardalinee completamente sbagliato in questo caso. Vediamo l'arbitro che cosa deciderà. Decide tutto quello che decidono gli arbitri in questi casi, cioè dà ragione al suo collaboratore. Sanzionato il fuorigioco di Novellino e il gioco riprende con il calcio di punizione in favore dei turchi. Siamo al 18° minuto del secondo tempo, 1-0 per noi, con la squadra che si è un po' imbambolata. Novellino a Tardelli, Cucureddu, Tardelli. Sono tutti fermi i giocatori, quindi è difficile l'appoggio da parte di un difensore. Novellino, Cucureddu, retrocede Sedat per il rinvio di Erdogan, colpo di testa di Tardelli, fermato il lancio di Sevki. Kemal è scattato ma troppo alle spalle dei nostri difensori, era il passaggio. Cucureddu, Antognoni, Pecci, Antognoni, Tardelli. Antognoni, Erdogan di testa fuori area, arriva anche Bellugi, Cucureddu, Antognoni e Tardelli. Di nuovo il cross a spiovere, colpo di testa di Pulici, rovesciata di Puzzo. Rovesciata di Pruzzo, spettacolare sul colpo di testa in appoggio di Pulici. Ecco, ce lo rimanda la nostra regista. Un bel spettacolare. Il tiro ne viene fuori centrale, parato da Senol. Comunque è l'unico lampo di luce di questo secondo tempo. Novellino, Tardelli adesso sulla destra, attaccano Novellino, ribattuto il cross di Novellino, Tardelli riprende la palla a beneficio di Cucureddu, Pruzzo, tiro e parata di Senol, tiro di Pruzzo, 3 metri fuori dell'area. Antognoni a Tardelli, Pulici, ottimo il suo stop, bello il tiro, radente il palo. Ecco, rivediamo il cross di Tardelli, l'ottimo stop di Pulici e il suo tiro forte, radente il palo. Il tiro di Pulici è il 22° del secondo tempo. Pecci,
Antognoni. Il lancio a Pulici, giunge velocissimo sulla palla, Pulici fa tutto il possibile per chiudere il cross che poteva essere sfruttato da Pruzzo, che era scattato in parallelo con lui, ma non ci riesce. Effettivamente era al di fuori delle possibilità di qualsiasi giocatore si fosse trovato in quelle condizioni. Era stato commesso un fallo su Gentile, ma poi la palla ha carambolato sulla testa di Sedatte, ne è venuto fuori un fallo laterale per noi. Sugli sviluppi di questo fallo laterale vediamo attaccare Tardelli, Pecci, Gentile, Manfredonia. Fallo su Manfredonia commesso da Sevchi. Punizione battuta da Tardelli, viene in avanti Pecci. Ribattuto il passaggio di Pecci, che comunque va a recuperare la palla, che poi Manfredonia toglie a Sedat. Tardelli. In scivolata su Tardelli, Turgai. Gentile, Pulici, fermato Pulici da un intervento giudicato regolare, e attacco di Sedat, fermato prima da Cucureddu poi da Bellugi. Novellino, Cucureddu, Novellino, Pruzzo. Conquista e mantiene un difficile pallone Pruzzo, ma poi il suo cross è troppo lungo e va direttamente sul fondo. 25esimo del secondo tempo, sempre 1-0. Ecco che anche i turchi mandano in campo un uomo, si tratta del loro Rasit, che prende il ruolo. Rasit, di Sedat. Antognoni riesce a far giungere un difficile pallone su Gentile, anticipato nello scatto dal terzino Turgai. È uscito Sedat, il numero 9 della squadra turca, al suo posto è entrato il numero 15, che ripetiamo è Basif. È lui che attacca adesso, proprio Basit. E va a trovarsi in fuorigioco Nekat nello scambio fra i due. Manfredonia va via bene fra due avversari, scatta in avanti Gentile, Novellino a Manfredonia, fuori gioco.
Necat. Antonioni e Pecci sulla rimessa in gioco, Pulici, Pecci, Tardelli, cross di Tardelli, colpo di testa di Pruzzo, parata di Senol, Pruzzo sembra l'unico a turbare la tranquillità del portiere turco in questo secondo tempo. C'è stato anche un gran tiro di Pulici fuori, ma i palloni nello specchio della porta li ha indirizzati Pruzzo. Ora vediamo questa azione sulla sinistra di Gentile. Pruzzo, Antonioni, Novellino, fallo su Novellino, l'ha commesso Necat, calcio di punizione in favore della squadra azzurra. 29esimo del secondo tempo. Pecci, Novellino, tiro di Novellino sull'esterno della rete. Fallo di Tardelli che ha spinto lateralmente l'avversario che era Cemil, calcio di punizione per i turchi. Necat, Erdogan, Savas. Bella l'azione di Savas, al quale vanno gli applausi che ascoltate. Ha fatto tutto da sé, si è liberato di numerosi nostri difensori, il suo tiro però era senza pretese. Meglio la squadra del primo tempo comunque che questa del secondo. Lo scatto di Pruzzo è fermato da un intervento in scivolata di Turgay, la rimessa in gioco di Pruzzo indietro a Gentile. Gioco ostruzionistico da parte del difensore turco, battuto alla punizione, calibrato il passaggio a Tardelli da parte di Antonioni. Fermato Tardelli da un intervento prima di Necat, poi di Erdogan. Fallo di Tardelli, calcio di punizione in favore dei turchi. Stancamente ci avviamo verso la fine della partita, mancano 14 minuti. Il gioco dei turchi continua, lento, tranquillo, abbastanza preciso. Va bene così per loro, perdere 1-0 in Italia non è certo un disonore. E poi questi ultimi minuti vengono giocati all'insegna del non si sa mai. Pruzzo, ancora Pruzzo, Novellino, ancora Pruzzo sul rinvio dell'avversario. Novellino, era fuori gioco Novellino.
accorre l'arbitro portoghese da Silva. Molto bene, va via Kemal. Ha resistito a tutti gli interventi ed è stato necessario un fallo di Pecci per fermarlo. Ecco, vedete Pecci che recupera su di lui, lo strattona un poco, non è un fallo molto grave. Incaricato del calcio di punizione è lo stopper Erdogan. Non è riuscito il tiro, però poi Savas stava per impossessarsi di nuovo del pallone. C'è un po' troppa sufficienza da parte dei nostri difensori. Ecco, vedete, fermato Savas che però poi va a riconquistare la palla ed è Tardelli in scivolata che riesce ad allungare al nostro portiere. Altra sostituzione per i turchi, entra in campo Ergan. Ed esce il terzino Nekat. Ergan, il numero 12, è uscito il numero 3, Nekat. Due sostituzioni dei turchi fino a questo momento contro le cinque fatte da Bearzot all'inizio del secondo tempo. Bellugi, Manfredonia ed ora Gentile, Pecci, Novellino, Tardelli. Ribattuto il passaggio ad Antonioni, ma ha ripreso Pecci, cambia gioco sulla sinistra dove Gentile e Pulici. Novellino si libera bene di due avversari, Novellino servito Pulici all'ultimo momento, forse Pulici si aspettava che Novellino tirasse e si perde anche questa favorevolissima occasione. Mentre da quello che vediamo Bearzot sembra intenzionato a far entrare in campo anche Cabrini. Ergan. Ha toccato il primo pallone, Ergan, il nuovo entrato. Eccolo, con un lancio in profondità verso Basit. Ha respinto Bellugi, Tardelli, Pecci. Su Manfredonia il pallone, ma Turgay è riuscito ad impossessarsene. Tiro di Turgay, centrale, parata di Conti. Ruzzo, Tardelli, fallo di Pulici che al momento dello stacco ha spinto un avversario, mentre ecco che viene segnalato l'ingresso di Cabrini. Ecco Cabrini che entra e esce Cucureddu.
È la sesta sostituzione nel secondo tempo per la nostra squadra. Cabrini al posto di Cucureddu. Colpo di testa di Manfredonia, Pulici, Antonioni. Pulici, questa volta la posizione è buona, cross di Pulici, colpo di testa di Pruzzo, parata. Parata di Senol sul colpo di testa di Pruzzo. Rivediamo il cross di Pulici e il colpo di testa di Pruzzo. Pecci, Pulici. Non passa Pulici, Cabrini riconquista un pallone rischiando per il gioco pericoloso dell'avversario. Bellugi lo appoggia dalla parte opposta per Tardelli. Novellino, Antonioni, Novellino, Novellino. Bellissima l'azione di Novellino conclusa con un tiro fuori. È una delle cose più belle del secondo tempo, questa puntata in profondità di Novellino in mezzo alla difesa avversaria. Vale la pena rivederlo. Ecco Novellino, saltato un uomo, un secondo, un terzo, scatto in velocità e il tiro con palla in corsa colpita male che va fuori. Intanto anche i turchi mandano in campo un altro uomo che è Engin. Prende il posto di Serdar, numero 8. Il numero 16 Engin al posto del numero 8 Serdar. Eccolo Engin. Lancio verso Sevki. Ha respinto Bellugi, poi Novellino ha aperto su Cabrini. Pulici. Cabrini. Pecci. Lanciato ancora Novellino, fermato da Fatih in palo laterale. Cabrini per la rimessa in gioco. Antonioni. Ha messo fuori Cemil, il temuto attaccante turco che segna gol a ripetizioni in patria, ma che oggi è stato notato più come difensore o come centrocampista aggiunto che come punta. Ha commesso fallo Novellino alle spalle di un avversario, c'è un calcio di punizione in favore della Turchia. Sono gli ultimi 4 minuti di gioco. Ogni tanto gli azzurri, avete visto, si abbandonano a qualche forzatura, a qualche azione in profondità. Sono guizzi più personali che gioco d'assieme, che comunque avrebbero fatto meritare certamente un'altra rete, mentre ora provano i turchi a venire in avanti con Engin, che fa proseguire indietro Savas, il quale tira da lontano, altissimo, lontano. E questo riconferma l'impressione, cioè, che per la squadra turca lo 0-1 è un risultato di tutto prestigio. Da Pecci a Pruzzo. Intervento a gamba tesa da parte di Fatih, calcio di punizione per gli azzurri.
affidato da Pecci a Manfredoni, ancora Pecci, Novellino, Cabrini, Pecci, Cabrini, lo scatto di Cabrini, ha resistito a un avversario, ha fatto il tunnel a un secondo, però poi è stato bloccato. C'è un fallo commesso da Novellino ai danni di Kemal, che ne ha preceduto un altro di Cabrini. Punizione per i turchi, 2 minuti alla fine. Risultato identico fino a questo momento a quello di 3 giorni fa, ma naturalmente il valore della squadra bulgara ci fa apprezzare maggiormente il risultato di Torino che non questo di Firenze. Va anche sottolineato però che la partita di Torino aveva un significato, era il saluto agli 11 titolari d'Argentina. Questa partita qui invece, con i numerosi avvicendamenti, non ha nessun significato altro che di partita amichevole, direi addirittura d'allenamento. Ha toccato Pecci, ma dopo che era in fallo laterale, quindi rimessa in gioco per i turchi, comincia l'ultimo minuto. Ad ogni modo, queste partite amichevoli, specialmente con avversari di dubbia consistenza tecnica, ci mettono un po' in allarme, perché ripetiamo, avremo 2 anni di amichevoli prima degli europei che si giocheranno in Italia e bisognerà sfruttarli bene per arrivare a una formazione decente, non certo con partite amichevoli di questo livello, ma incontrando avversari più forti, altrimenti verrà fuori così una desuetudine agonistica che ci potrà portare a delle brutte sorprese quando avremo di fronte avversari che giocheranno per i 2 punti. Soprattutto bisognerà cadenzare le partite. Non è gol, non è gol, era già stato fermato sulla sinistra per fuorigioco Engin. Bisognerà cadenzare anche le partite della nazionale con le coppe europee, perché è presumibile che i giocatori che fanno parte della rosa azzurra siano anche quelli che disputano le coppe europee, ed è stato uno dei freni psicologici oggi a limitare l'impegno dei nostri giocatori in maglia azzurra. Tempo scaduto, Da Silva l'arbitro che ha diretto una partita tranquilla, sta guardando l'orologio, c'è un calcio di punizione per noi, il fallo l'ha subito Pulici, è l'ultima azione della partita, calcio di punizione di Cabrini. Il colpo di testa è di Novellino e l'arbitro non consente nemmeno che si batta il calcio d'angolo provocato dal portiere con la deviazione, il tiro era di Novellino. Finisce quindi con un 1-0 l'incontro Italia-Turchia, deludente se vogliamo considerare lo spettacolo, ma consideriamo tutti i motivi, e ne abbiamo enunciati qualcuno pochi secondi fa, che hanno contribuito a uno spettacolo modesto. 2 vittorie quindi della nazionale azzurra, entrambe per 1-0 al suo rientro sulla scena del calcio nazionale dopo l'Argentina. Ed ora il campionato, domani la Serie B, fra una settimana la Serie A. L'agonismo, quello vero, tornerà sicuramente ad accendere l'entusiasmo dei nostri tifosi. Signore e signori, buonasera. In collegamento con lo stadio comunale di Firenze abbiamo trasmesso la telecronaca diretta dell'incontro di calcio Italia-Turchia. Telecronista Nando Martellini, regista Anna Maria Dondi.